Ciao ragazzi e benvenuti all'episodio del 14 dicembre. Vogliamo vedere che cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo delle curiosità sul Natale. Una di queste curiosità riguarda il regalo più grande al mondo. In particolare parliamo della Statua della Libertà, regalata il 25 dicembre del 1883 dalla Francia agli Stati Uniti d'America per dichiararsi amicizia, ma anche in ricordo della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Questa statua era fatta completamente in bronzo e quindi all'inizio era di colore marroncino, poi adesso è diventata del colore che tutti quanti ricordiamo, quella specie di verdognolo. In francese poi si sa erano un po' tirchi e quindi non hanno pagato il basamento della statua. Infatti la statua rimase nel porto di New York per circa 20 anni, fino a che gli abitanti non fecero una colletta e decisero tutti insieme di pagare il basamento della statua e così fu costruita ben 20 anni dopo. Un'altra curiosità, sempre riguardante il Natale, è che la prima canzone cantata nello spazio è stata proprio una canzone di Natale, e in particolare Jingle Bells, cantata nel 1965 da due astronauti sulla Gemini 6, che era un'astronave che orbitava attorno alla Terra. Questi due astronauti erano molto spiritosi, infatti, visto che era proprio il giorno di Natale, il giorno in cui erano in orbita, si erano portati a insaputa della NASA delle bottiglie di vino, e avevano anche dichiarato di aver visto degli UFO. E alla fine hanno concluso il loro viaggio cantando questa canzone nello spazio, la prima canzone cantata nello spazio. Un'altra curiosità sul Natale riguarda un libro scritto nel 1842 da Charles Dickens intitolato Christmas Carol, in cui il protagonista, Ebenezer Scrooge, è un personaggio molto avaro, che poi avrà anche ispirato Zio Paperone della Disney. L'ultima curiosità sul Natale che vi porto è quella riguardante i bastoncini di zucchero. Avete presente quelli rossi e bianchi? Sono stati inventati da un pasticcere polacco, molto religioso, e infatti sono stati inventati con l'origine di essere... sono stati pensati capovolti, dovevano ricordare una J, che è l'iniziale del nome Jesus in latino. Bene, questo è tutto. Ci vediamo domani sempre alle 17. Ciao!